squadristi, eccovi nuovamente, un grande video del Ferolone sul monociclo che vi porta al Parco Labro per un'altra strada. Praticamente è tutt'oggi che non facciamo altro che andare e tornare dal Parco Labro. Ecco, adesso vi diamo un'altra dritta. Per esempio, spesso se andate su internet vedete che i monocicli possono avere dei problemi di surriscaldamento. Se siete in una condizione del genere, cioè siete sulla discesina del marciapiede, è ovvio che il monociclo, per tenervi fermi, dovrà apportare forza al motore per evitare che la ruota segua la gravità, cioè con la gravità tutto tende verso il basso. È ovvio che se state fermi un minuto con il motore che forza per tenere la posizione, il motore si surriscalda. Quindi quando vi fermate, anche se siete appoggiati a un palo, mamma mia che vento, anche se siete appoggiati a un palo, ricordatevi sempre di stare in una condizione di piano, non in una condizione di angolazione, perché il peso del vostro corpo, se siete un cinghialotto da un quintalotto, è tanto, e il motorino si sforza, ma soprattutto si sforza dovendo stare fermo. Per cui è una condizione che non piace molto al motore elettrico, fare una forza in una posizione statica rischia di surriscaldarsi troppo. Quindi evitate questa situazione. Ma come, vado bene, guarda il topo gnotto, vai Ferolone, vai, acceleramento, fate concia, è bellissimo, mi romperebbe le vale andare a piedi, mi romperebbe le vale andare in bicicletta. Con il mio monociclo io vado bello tranquillo, op. Poi oggi ho già fatto 20 km, ovviamente per lavoro, ragazzi, non è che vado in giro a falciurlotto. Poi intanto che mi sposto da una parte all'altra, magari vi faccio anche un videuccio per vedere come sto andando. Spero che si veda bene, perché io non guardo quello che sto facendo, cioè sono impegnato a guardare la strada, guardare le portiere aperte, le macchiette, giovani, che poi, oltretutto, se devo essere sincero, la problematica minore dell'andare in giro sono le vecchiette, perché le vecchiette sono comunque prevedibili, cioè prevedi quello che fanno. Il problema è non riuscire a prevedere dove va un giovane, cioè la classica ragazzina dai 10 ai 14 anni è veramente pericolosissima, perché accenna a destra, guarda il telefono e va a sinistra. Tu stai arrivando dietro e il rischio di impatto è notevole. A volte il rischio di impatto ce l'hai anche frontale, cioè tanto c'è un impegno sul telefono che neanche guardano cosa gli arriva di fianco o di fronte, e te le trovi addosso, dei veri suicidi. Vedete, per esempio, Pozzangherina, e il Ferolone passato su Pozzangherina, monociclo passa su percorso accidentato? Beh, direi proprio di sì. Con tasselli, guarda qua, guarda, guarda, guarda che roba, guarda. E questo è l'ingresso del Parco Labro. Adesso ci stiamo portando nella patria del vero utilizzatore di jogging, pensionati a parte. È un parco sinceramente anche pulito da droga, altre cose infestanti, almeno per quanto riguarda di giorno, ma anche di notte secondo me, perché è abbastanza riparato, per cui la strada centrale arriva ovunque, basta che passo la pattuglia e può controllare tutto. Come vedete giocano tutti a balon
sono anche belle strutture del Comune di Milano. Cioè, dire che il Comune di Milano non funzioni mi sembra veramente un po' una piallata. Mi sembra che il Comune di Milano funzioni bene. Qua vedete la tangenziale e stiamo andando, questo è il giro lungo del Parco L'Angolo, che vi ho fatto vedere prima, il giro corto. Questo è il giro lungo e praticamente tramite il giro lungo facciamo la stessa strada che abbiamo fatto prima, con un'entrata diversa e quasi tutta strada da percorrere con la macchina, anche se non con un punteggio usato, ha il grosso problema di non riuscire ad arrivarci. Ruota. Stasera la metropolitana vicino alla destinazione, scendo e mi muovo con il monociclo, che è veramente spettacolare, perché è importante un mezzo di trasporto cittadino, urbano, con l'urbanità, che questo mezzo di trasporto è un mezzo di strada, visto che i mezzi di superficie sono comunque veramente molto vasti, mentre la metropolitana passa ogni 3 minuti. È chiaro che non si ha il problema di aspettare 3 minuti la metropolitana a Milano per fare 20 km in sotterraneo in un attimo, si ha poi il problema di dove mi lascia la metropolitana rispetto alla destinazione che devo raggiungere. A volte possono anche essere 2-3 km, perché non tutto le zone di Milano sono servite, non siamo a una certa Londra, e qua il ciclo va propriamente alla grande. Adesso andiamo per un'azione esagerata, oplala, Vasellone, e siamo saliti su fuoristrada. Vi sto inquadrando i piedini. Wodò! Sto sempre andando con una sola mano a bilanciarmi. Guardalo qua come vado. Sinceramente, comunque, anche questo pezzo, benché non sia asfaltato, pare teoricamente pensabile come se fosse stato asfalto, anzi rispetto a molti marciapiedi, diciamo che il Parco L'Angolo è tenuto da Dio, comunque praticamente zero. Appena detto ciò, sicuramente arriverà un bucone enorme, e invece no, adesso siamo risaliti sul marciapiede dall'altra parte e stiamo andando, come potete vedere, anche la Gran Milano, visto comunque la crisi economica, macchine che passano, ragazzi, sembra di essere la via del sale, e comunque riescono lo stesso a fare con la messa a fermate. Qua siamo approfittando la fermata della 55 925, e stiamo andando, adesso facciamo il nostro punticellino sul fiume L'Angolo. Visto che abbiamo questo tempo e abbiamo un Parco L'Angolo con laghetto sulla vostra destra, qua la strada si fa un po' accidentata, perdonate, ulteriori scossioni in telecamera.
abbiamo davanti a noi, nonostante il controluce, ecco, la telecamera si è adattata, due signore correlati in cagnoloni, due ragazze. Comunque, ritornando prima, permesso, prego. Grazie, bello Topolino. Riguardando il monociclo, lì i giroscopi vi tengono in equilibrio per quanto riguarda avanti e indietro, e voi utilizzate il vostro peso del corpo per farlo accelerare o farlo frenare. Dovete solo pensare, quando andate, al bilanciamento sinistro-destro. Ovviamente più forte andate con una bicicletta, più stabile diventa il mezzo. Tecnicamente, più è alta la ruota del monociclo, maggiore sarà la stabilità che vi darà all'incrementarsi della velocità. Quindi, allucinantemente, il monociclo sarà più stabile se andate su un 14, 16 o 18 pollici di ruota, a una velocità maggiore rispetto alla velocità inferiore. Più invece prenderete il prodotto, penserete di utilizzarlo nel traffico sui marciapiedi, più vi converrà avere un diametro di ruota inferiore, per esempio un 12 pollici. 12 pollici è molto piccola, però per le fiere va anche abbastanza bene, perché non ci sono buche. Ovviamente anche le buche, per scavallare una buca, una asperità del terreno, è fondamentale che la ruota sia grande. Quindi il mio consiglio è, signori, non scendete sotto le 14 pollici, perché il prodotto sarebbe veramente limitato. Per coloro che non hanno proprio questo grande senso dell'equilibrio, io consiglierei il prodotto a doppia ruota centrale. Il prodotto a doppia ruota centrale vi consente di acquisire un senso dell'equilibrio interessante utilizzandolo, avere magari un pochettino più di problemi di velocità, cioè non sarete così veloci perché il prodotto sarà più pesante, per un annetto o i primi 6 mesi. Dopo 6 mesi e un annetto è più che ovvio che avrete acquisito abbastanza equilibrio per utilizzare il monoruota, e quindi venderete il vostro biruota centrale. Guardatemi allo specchio, va come vado bene, hop, frenato, guardalo, e ovviamente manina per stare in equilibrio. Quindi vi consiglio, per partire, se non siete proprio così sicuri del vostro equilibrio, potete andare su un prodotto di ruota, il peso un attimino superiore, stiamo parlando di 15-16 kg e anche oltre, la velocità sarà un po' più bassa, però fate conto che potete stare, è difficile però, in piedi da fermo, perlomeno potete fermarvi restando in piedi e poi ripartire subito, mentre con il monoruota è ovvio che come vi fermate dobbiate appoggiarvi a qualcosa. Signori Dal Fero, dal suo magico monociclo, adesso vi faccio anche vedere come fare a scendere, anzi, parto, hoppa, e mi fermo, poi metto giù la mano, spengo il mezzo e tiro sul monociclo. Dimostrazione spettacolare, signori Dal Fero, con il suo monociclo. Il monociclo piccolo, questo è un monociclo da donna, questo è fantastico per le donne, è proprio piccolissimo, pesa niente, neanche 9 kg, un bambino, con batteria ovviamente potenziata, upgradato del tutto, top del top, il nostro primo demo. Poi è anche comodo perché anche se queste alette hanno un blocco, per cui non risalgono se non lo sgancio, è molto comodo perché quando vi fermate senza un appoggio lo riesce a stare in piedi insieme. Quindi da una parte hanno dei lati negativi rispetto all'aletta completamente rientrabile senza blocco, dall'altro si può utilizzare a blocco. Prodottino simpatico, carino, piccolo, io lo definirei da donna, e comunque ragazzi mi sembra che vada bene. Dal Fero, dai monocicli, un salutone, quaddisti.it, ciao ciao.